ragazze, eccomi qui con un altro video. Se mi vedete con lo stesso rossetto è perché subito dopo dell'altro video sto facendo quest'altro video con i miei acquisti fatti a Pescara da Tiger, Stradivarius, Terranova, Acquasapone. Finalmente sono riuscita ad andare anch'io da Acquasapone. E soprattutto sono riuscita ad andare da Tiger perché finalmente sono andata quest'anno da Tiger. Eccomi qui, la mia prima volta nel 2016 da Tiger. Allora, sono armata di scontrino, così vi dico i vari prezzi di tutto ciò che vedete. Vi faccio vedere. Allora, prima di tutto invadito dalla busta, che ha un costo perché è stupenda, però anche lei ha un costo di 20 centesimi. Poi andiamo al contenitore, bellissimo, tutto fatto con i gelatini stanchi in bianco, e questo costa 3 euro. Poi ci sono, vediamo un po', questi. Vediamo un po' cosa c'è da farvi vedere. Allora, questi che sono case covers, sono delle cover per le chiavi, e costano 3 euro. Eccole qui, sono molto molto carine, fatte così. Poi ho preso i tovaglioli questi qua con tutti gli zuccherini, e questi costano 1 euro, bellissimi, sia con gli zuccherini li ho comprati e sia con i gelatini, che belli, sono stupende ragazzi, sono veramente veramente stupendi. Poi 1 euro, voglio dire, tutte e due 1 euro e 1 euro. Poi ho comprato queste penne, sono 3 penne al costo di 2 euro, magari le voglio utilizzare per l'ufficio, perché comunque in ufficio le penne si finiscono e quindi le voglio utilizzare per l'ufficio, sono molto molto carine, dei colori molto sgargianti estivi. Poi ho preso queste fragoline adesive che hanno un costo di 2 euro, sono molto molto belle, tutte colorate, dietro ci sono gli adesivi, fatta così. E poi ho preso i cucchiaini. Questi cucchiaini costano 2 euro, come vedete, i classici cucchiaini che vedete anche quando andate in gelateria. Sono tutti questi bei colori, sono molto molto carini, a costo di 2 euro. E poi ho preso questo astuccio, questo è un astuccio trasparente, l'ho pagato 2 euro e lo voglio utilizzare magari anche per l'ufficio, per mettere le penne, le cose, molto molto carino, fatto di plastica con il bordino verde Tiffany, che adoro. E poi ho preso queste, adesso vi faccio vedere subito, che questi costano 3 euro l'uno. Sono molto molto carine, le ho tutte incartate. Allora, il primo è questo, fatto così, può essere messo i dolcetti, i zuccherini, oppure lo potete utilizzare da mettere sulla scrivania, da mettere come svuotatasche. L'ho preso sia in verde Tiffany e sia in rosa, sono molto molto carini e simpatici. E questi costano 2 euro l'uno, quindi ho comprato un bel po' di cosine. Ho comprato un bel po' di cosine, spendendo in tutto sui 23 euro più o meno. Quindi mi sono portata a casa tutte queste bellissime cose. Sono molto, molto contenta di essere andata anch'io finalmente da Tiger quest'anno con tutta questa collezione di gelati. Molto, molto, molto bella. Poi, seconda tappa è stato Stradivarius. Eccola qui, questa è la busta di Stradivarius, sempre stupenda. E ho comprato 3 magliettine. Allora, questa ha un costo di 9,95 l'una. Adesso ve le faccio vedere. Allora, sono molto molto belle. Allora, la prima è questa, fatta così, con tutti i fiori rose, cioè con i fiori, con questa farfalla, con la rondine, e ha questa scritta in argentato. Questa è una taglia M e costa 9,95, come vi dicevo. È molto molto carina, fatta così. È più lunga avanti, più corta avanti e più lunga dietro. C'è un taglio, diciamo, che non è neanche cucita sotto. È molto molto carina da usare tutti i giorni, con jeans, con pantalone carino, molto molto belle queste maglie. Poi ho preso quest'altra gialla, io adoro il giallo in estate, soprattutto con l'abbronzatura, e ho voluto prendere questa, anche questa c'ha le farfalle. Questa è una linea di magliettine, tutte con le farfalle, una più bella dell'altra, però ho voluto prendere solo queste due con le farfalle, fatta così, con le farfalle, questa scritta, e questa è sempre una M al costo di 9,95, molto 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 carina. E questa è sempre un pochino più lunga dietro e corta avanti, sempre non cucita, cioè sempre il sotto non è cucito. E
poi per finire ho preso quest'altra stupenda al costo sempre di 9,95, taglia M, e questa è fatta così, c'è tutto questo foil rosa. Stupendo, è stupenda questa maglia. Io l'ho presa anche in argento. Sembra, penso di averlo fatto anche vedere in un video haul, non ricordo. E quindi ho voluto prendere anche questa in rosa. È molto 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 carina, vedete come brilla, è molto carina. Questa è comunque tutta cucita, è molto rifinita come maglietta, questa è molto molto bella. E quindi ho preso queste tre magliettine. Poi andiamo avanti, da Calliope ho voluto prendere questa magliettina, sempre naturalmente gialla, vedete com'è carina questa. Questa è fatta così, c'ha tutto il pizzo qui, poi sotto è normale, morbida, e dietro c'è questo fiocchettino. Allora, questa maglietta costa 12,99, era scontata e veniva a 9,99. Poi con la tessera, magari io avevo già fatto la tessera qui a Foggia, e quindi ho voluto approfittare della tessera con 5 euro di sconto, l'ho pagata solo 5 euro. Guardate che bella! È stupenda, molto molto carina questa magliettina. Poi 5 euro, voglio dire, è bellissima. E quindi sono molto molto contenta di questi acquisti. Andiamo avanti perché c'è la bustona di Terranova. Eccola qui, la bustona gigantesca di Terranova. Allora, ho preso questa borsetta. Questa l'avevo già vista a Trani. Infatti, quando sono andata a Trani, vi ho fatto anche video haul di Trani. Quando sono andata a Trani, Molfetta, vi ho fatto vedere le cosine. Questa, per esempio, costava 15,99, l'ho pagata a 9,99. È molto molto bella, fatta così. Non ho neanche strappato questo perché vi volevo far vedere prima tutto a voi. Infatti non vedo l'ora di utilizzarla. È molto molto carina come borsetta, magari da usare il sabato sera. È molto molto bella, fatta così, si apre così. E dentro c'è anche una taschina da mettere qualcosa, ed è molto carina da usare il sabato sera con le scarpe aperte, con degli stivaletti, molto molto bella. Stava anche in blu, anche chiara se non sbaglio, però a me piaceva assai questo argento, molto molto bella, e poi dà anche molta luce. E poi ho voluto fare un acquisto un po' diverso dal solito, perché naturalmente adesso andiamo incontro all'estate, però l'ho voluto comprare lo stesso perché mi piace tanto il colore. A Foggia qui non l'ho trovata di questo colore, ed ho preso un piumino. Voi direte il piumino adesso? Sì, perché comunque a settembre, ottobre lo posso utilizzare tranquillamente. Ed è fatto così, è molto molto bello, fatto anche bene. Vedete, le maniche sono anche molto rifinite, la cerniera, ed è molto molto carino. Questo costava 39,99 ed io invece l'ho pagato 25,99, cioè un prezzo ottimo perché comunque era scontato. Ed è molto molto carino, c'è il cappuccio, magari anche quando piove. Il cappuccio comunque è tutto collegato, non si può togliere, però a me è piaciuto tantissimo il colore, c'è anche blu, nero, però molto 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 bello. E adesso vi faccio vedere le ultime cosine che ho comprato da Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Ed ecco qui la bustina di Acqua e Sapone. Finalmente sono riuscita ad andare anch'io da Acqua e Sapone, sono molto molto felice. Allora, ho comprato, adesso qui c'è lo scontrino e vi dico subito i prezzi. Allora, ho preso queste salviettine struccanti della Fria e costano solo 1,90 euro. Allora, io le ho usate queste, ho usato altre salviettine di queste e mi piacciono tantissimo perché comunque riesce a togliere il trucco dopo aver magari messo il latte detergente, aver messo anche il tonico. Io uso anche una salviettina di questa per struccarmi, ha un effetto idratante, un'azione nutriente, un tessuto soft massage dice. Quindi sono molto molto carine queste qui. E costa solo 1,90 euro. L'ho voluta prendere da Acqua e Sapone. Poi un altro acquisto è stato questo correttore. Allora, questo correttore l'ho visto da parecchie ragazze qui su YouTube. Mi è piaciuto tantissimo. Io ho provato già il fondotinta e mi è piaciuto. E ho voluto prendere anche il correttore perché non so se avete visto l'altro video, magari se lo trovo ve lo metto giù nell'info box. Io ho sbagliato su macchiaia perché quel fondotinta l'avevo preso su macchiaia, quindi invece di prendere il correttore, presi il fondotinta. Quindi adesso mi sono trovata qui da questa Acqua e Sapone, l'ho voluto prendere, stava in offerta, l'ho pagato 8,40 euro da 13, 14, non ricordo.
Ed è questo qui. Allora, questa è nella collezione. È nella. Si chiama nude. Ci sono due tipi. Questo è il nude. Dice bacche di goji più haloxil. Quindi molto molto buono questo correttore. Quindi mi hanno detto che è ottimo. Ed è questo qui, nella colorazione nude, scusate. E quindi l'ho voluto provare al costo di 8,40. E poi, ultimo acquisto, è un blush. Perché naturalmente io ogni volta che vado in qualche negozio dove vendono blush, io compro un blush. Infatti io ho il cassetto pieno di blush. Allora, questo è di Debby, il nuovo colore nuovo. Si chiama Blush Experience Multicolor. Ed è un fard compatto a tre colori, Compact Blush Colorate Compact. Questo è Made in Italy, molto molto carini i colori, e questo qui è molto molto bello, infatti magari se lo trovate prendetelo perché è molto molto carino anche il packaging, e poi i colori sono stupendi perché è formato da un arancio pesca, da un malva ed è un malva brillantinato, quindi sono molto molto carini e non vedo l'ora di provarlo perché comunque, ripeto, mi piacciono tantissimo i blush, infatti ripeto, ho un cassetto pieno di blush. Magari così, se vi va di vederli, ve li faccio vedere in un video di blush, ma come vi posso far vedere anche dei rossetti lucidi, gloss, burro cacao, quindi chi più ne ha più ne metta. E quindi questo qui mi è piaciuto tantissimo, l'ho voluto prendere al costo di, se non ve l'ho detto, 5,50. Il prezzo era pure buono, quindi l'ho voluto portare. E questo è tutto il mio acquisto fatto da Acqua e Sapone. Eccomi qui ragazzi, allora ho finito tutto quello che ho preso, mi è piaciuto tutto, 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 volevo fare ancora altri acquisti ma purtroppo mi sono dovuta anche un po' mantenere, trattenere, e quindi, e niente ragazze, io adesso vi saluto, un bacio, buona giornata a tutte voi, naturalmente questi video spero di metterli oggi, oggi che è 16 maggio, e io adesso vi saluto, un bacio, buona giornata a tutte voi, al prossimo video, ciao!